Beh, io cerco sempre di delegare agli amici qualsiasi incombenza felice, come in questo caso, e quelle meno felici. Comunque, chiaramente, lui, Fabio, che condurrà l'intero incontro, io ringrazio i nostri graditi ospiti. È un incontro che nasce da un incontro precedente, quindi sono contento che si possa ospitare questo pomeriggio in questa splendida biblioteca, che è aperta grazie sempre, lo dico sempre, alla generosità e alla cortese disponibilità di tanti amici. Senza di essi, pronti ad aprire il pomeriggio questa splendida sala Giuffrenio, non avremmo appunto la possibilità di fare incontri in biblioteca. Quindi vi ringraziamo sempre proprio per questo. Non tutti i dipendenti pubblici sono così sensibili alla cultura come in questo caso della nostra biblioteca. Quindi vi ringraziamo e ringrazio gli amici presenti e soprattutto do la parola questa volta all'amico Fabio. Grazie Presidente, buonasera, stasera abbiamo due ospiti che hanno compiuto una splendida opera con il contributo di tanti studiosi, sono la professoressa Marilisa Morrone e il professore Vincenzo Naimo. Questo volume raccoglie gli atti degli studi che sono di un convegno di studi che è stato fatto a Gioiosa Ionica, Rocella Ionica, chiedo scusa, proprio adesso ho visto le foto del Palazzo Carafa. E raccoglie tutta una serie di atti che comunque ci danno una luce assolutamente nuova su quello che era la percezione, su come era vissuta la feudalità, ma ci consente a noi di avere una percezione nuova. C'è proprio un metodo di ricerca che consente anche un'ottima, direi, proprio un'ottima funzione divulgativa. Infatti la nostra associazione si interessa soprattutto di consentire a volumi importanti come questo di essere strumento di divulgazione storica. A questo punto io però lascerei un attimino la parola al nostro presidente della deputazione di Storia di Padre, il professore Tarini. Grazie per aver assunto anche questo compito nella duplice veste di socio della deputazione Storia Patria della Calabria e di socio anche dell'associazione Anassilaos, che ringraziamo per aver poi essa organizzato questo incontro. Ovviamente il ringraziamento va anche ai responsabili della biblioteca Pietro De Nava di Reggio Calabria. Mi era stato chiesto di presentarvi il volume, ma generalmente chi è interessato, c'è una sorta di conflitto di interessi, perché io sono stato tra gli autori, sono stato un relatore tra i numerosi che hanno partecipato a questo convegno sullo stato feudale dei Carafa di Procella, convegno che si è tenuto parecchi anni fa, nel 2007. Qual è la genesi, qual è stata la genesi? Un convegno internazionale, perché vi hanno partecipato anche studiosi stranieri. Qual è la genesi di questo convegno? La genesi risale al 1999, che in questo anno si è tenuto proprio a Rocella il loro congresso storico calabrese. La deputazione di Storia Patria della Calabria periodicamente organizza dei congressi sulla storia della nostra regione. 1999 ricorreva il bicentenario delle repubbliche giacobine e quindi si è pensato di promuovere questo congresso con un tema, il 1799, rivoluzione e antirivoluzione in Calabria. Ricordo che il titolo l'ha scelto il professore Antonio De Francesco, che è attualmente il presidente della Società Italiana di Storia Moderna, e tra i promotori c'era il professore Guido Pescosolido, allora preside della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza di Roma, il professore Pietro Bolzomari, ordinario di storia
contemporanea all'Universitario Straniero di Perugia, e c'era poi il senatore Sisinio Zito. Il senatore Sisinio Zito che è stato l'anima, l'organizzatore, il promotore, colui che ci ha consentito di avere i finanziamenti necessari per tenere un congresso della durata di 3 giorni. Ebbene, in quell'occasione è maturata l'idea di tenere un convegno sui carafati procelli. Una famiglia che è originale del napoletano, ma che si era ramificata nel Mezzogiorno d'Italia e che oltre ad acquisire procelli aveva acquisito anche altri territori limitrofi e successivamente avrebbe anche ottenuto un territorio che pochi sanno che era appartenuto ai Roccella, e cioè la baronia di San Patello. Baronia di San Patello a cui appartenevano allora gli attuali centri, stavo per dire circoscrizione, ma non c'è più, centri abitati, quartieri di Gallico, di Menniti, di San Giovanni, Gallico Marina, Gallico Superiore. Ebbene, questo era un enclave dei Carafa in un territorio regime. I regimi avevano perso questo che era un loro casale per motivi di carattere economico. Nel 1638 i Carafa allora duca di Bruzzano lo avevano acquistato, e alla fine questo convegno si è tenuto nel 2007 sempre sotto gli auspici del comune di Porcella Ionica e con la consulenza scientifica e la partecipazione di numerosi soci della Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Nel frattempo stava circolando un ciclostile sulla storia di Procella e Castelvetere in età moderna. Autore di questo ciclostile era il compianto professore Gaetano Cingari. Si è pensato allora con il senatore Sisinio Zito di, come dire, fare in modo che potesse essere pubblicato questo ciclostile. Gli ho curato la pubblicazione ed è venuto fuori un volumetto su Procella Ionica in età moderna. Poi, per tutta una serie di vicissitudini, questi atti che si sarebbero dovuti pubblicare in tempi relativamente brevi, insomma, 2007, generalmente passo un anno, 2 anni, non si sono pubblicati subito, anche perché sono intervenute alcune questioni, insomma, anche di carattere, come dire, sanitario. Il senatore Zito è stato male, si aspettava che si riprendesse. Comunque, alla fine tutto è bene, quel che finisce bene, e finalmente si sono pubblicati questi atti. E abbiamo fatto una presentazione online perché c'era stata quest'altra questione del Covid, del lockdown. Quando si è pensato di fare finalmente una presentazione a Roccella, un altro impedimento, che purtroppo l'incidente stradale, l'organizzatore che era uno dei vigili, il capo, mi pare che addirittura fosse il comandante dei vigili urbani, è deceduto in un incidente stradale. Quindi ci sono delle tappe sfortunate, speriamo che adesso con questa presentazione si risolvano tutti questi problemi e che finalmente il volume, un bel volume che è stato curato molto bene da Maria Elisa Morrone per i tipi della Cora, una casa editrice di Roccella. Del contenuto poi parleranno sia Marilisa Morrone sia Vincenzo Laima. Io voglio solo l'occasione per ricordare che a tenere le conclusioni era il mio caro amico, fraterno Giovanni Brancaccio, che è stato ospite a Reggio Calabria in tante circostanze e che purtroppo qualche settimana fa ci ha lasciato, quindi anche questo è un modo per ricordarlo, per onorarne la memoria. Ecco, non penso di avere altro da dire, se non passare la parola a Fabio, al conduttore della serata. La parola alla professoressa Marilisa Morrone, che ha curato la pubblicazione. Grazie di avermi invitato a questa serata e che ci dà la possibilità di presentare alla città di Reggio, insomma nella città di Reggio, questo volume che, come ha detto il professore
Caridi parte da lontano perché viene finalmente a chiudere una lunga gestazione durata quasi 13 anni, dal 2007 quindi alla fine del 2020 praticamente, e che riguarda lo stato fondale dei caratteri d'uccella, come ha detto già il professore Caridi. È un volume che diciamo io ho curato, solo curato, anche se nel volume c'è anche un mio saggio, ma che è fatto da tanti contributi molto interessanti, sia di studiosi italiani che di studiosi stranieri. E purtroppo manca all'appello, diciamo, rispetto al convegno, manca all'appello una sola delle relazioni che furono fatte in quelle due giornate, cioè quella dello storico dell'arte Giorgio Leone, che non è stata mai consegnata. E per cui il volume, dopo le presentazioni del sindaco e dell'assessore alla cultura, alla quale il senatore Zito, che aveva fortemente voluto questo convegno, ha lasciato l'incarico proprio di perseverare, diciamo, nell'impresa che stava diventando quasi veramente impossibile. E dopo la nota del curatore si succedono i vari saggi, a cominciare da quello del professore Caridi, che riguarda gli aspetti generali, diciamo, della geografia feudale calabrese, e quindi aspetti politici, istituzionali, economici, demografici e così via, in modo da inquadrare quello che noi abbiamo fatto, insomma, nello specifico, andando a indagare la specifica realtà dello Stato Carano nel contesto più ampio del sistema feudale in Calabria e nel Regno di Napoli. Ecco perché questo volume è un volume che tratta di un territorio, ma diciamo è un volume che si inserisce in una serie di studi che ormai si fanno da qualche decennio in Italia su singoli stati feudali del Regno di Napoli. Mi riferisco a partire per esempio dagli studi del professore Caridi sullo stato feudale di Santa Severina, ma per passare allo stato degli Acquaviva d'Aragona in Abruzzo di Giulio Solano, o ai tanti bellissimi saggi che ci ha lasciato il professore Brancaccio, che peraltro, come ha ricordato il professore Caridi, chiude, fa la conclusione del convegno, quindi chiude il suo saggio, chiude il volume, e sull'Abruzzo gli studi di Brancaccio, gli studi di Musi Cirillo sulla realtà campana, e come anche precedentemente, ovviamente tutti questi nomi che sto dicendo rientrano nell'orbita, un po' nella scuola del professore Giuseppe Galasso, che è stato quello che diciamo, per primo cominciato a scrivere su questi argomenti e ci ha lasciato delle importantissime testimonianze. E per Roccella invece c'è stato l'antecedente veramente illustre del professor Gaetano Cinghiali, come ha ricordato prima il professore Caridi. Quindi diciamo, aver focalizzato l'attenzione su questo stato feudale, però non esclude che questo lavoro sia diciamo, funzionale alla storia più generale, e non sia da considerare uno studio locale, insomma, come si suole definire gli studi particolari su una particolare area o città di una qualsiasi particolare area o città. E quindi
andando nello specifico, il volume ha una prima parte che è più dedicata a tematiche storiche più generali, c'è il saggio di Vincenzo Naimo sull'origine, formazione e espansione dello Stato Carafa tra XVI e XVIII secolo, quindi, che traccia un po' le linee della storia dall'insediamento fino alla versione della feudalità di questa famiglia nello Stato di Roccella, ma che inizialmente è partito da Castelvetere, Roccella, Castelvetere l'odierna Paolonia, per poi man mano espandersi, perché poi all'inizio del Cinquecento avranno anche la contea di Grotteria, che comprendeva molti casali di Grotteria e anche la terra di Gioiosa, e poi successivamente, in seguito a varie crisi, insomma, ci sono state una crisi di metà Cinquecento, sulla quale non mi dilungo, perdono alcuni pezzi ma ne acquistano altri, perché poi la politica di Fabrizio Carafa con l'acquisizione di nuovi feudi e la fondazione di nuovi centri poi amplierà ancora a dismisura questo Stato, che poi si arricchirà ancora una volta per politiche matrimoniali, per intrecci dinastici, anche alla zona più a sud della Rotude, che è la zona di Bruzzano, quindi lo Stato di Bruzzano che viene praticamente aggregato a quello di Roccella, e naturalmente nella gerarchia feudale il principato è superiore al ducato, era un ducato bruzzano, per cui anche lo Stato di Bruzzano rientrerà nello Stato di Roccella, perché aveva il titolo più alto Roccella. E poi i vari aspetti particolari dello Stato, come per esempio i pubblici parlamenti nei centri dello Stato feudale di Roccella, analizzati da Domenico Romero, e poi le codificazioni feudali, in particolare quella di Carlo Maria Carafa, che è un feudatario morto, un principe di Roccella morto alla fine del XVII secolo, e che sono state analizzate da Filippo Racco, diciamo, sono importantissime. Poi magari Vincenzo si dilungherà di più su questi aspetti, sono importanti perché regolano proprio la vita dello Stato feudale stesso. Antonello Savaglio, che analizza la difesa costiera di Carafa agli inizi del Settecento, perché Vincenzo Carafa agli inizi del Settecento, il principe di il vecchio duca di Bruzzano, che diventa per eredità, diciamo, anche principe di Roccella, ha l'incarico dal vicere di organizzare la difesa costiera contro le numerose scoprerie che in quel periodo, nel 1707 in particolare, si susseguivano proprio nel nostro territorio. E per passare ai rapporti tra la Chiesa e i Carafa di Roccella, trattati da Enzo Agostino, e poi Franz von Lobstein, che allora era gran priore di Roma dell'Ordine di Malta, tratta delle famiglie di Roccella nei loro rapporti con i Carafa. Due saggi di natura linguistica, le lingue dell'Ordine di Malta, del professor Brincati dell'Università di Malta, e di Giuseppe Falcone, il professore Falcone, sugli aspetti linguistici dei documenti dei carafeschi, cioè che riguardano i Carafa stessi. E poi, per finire, le quattro relazioni che riguardano più gli aspetti materiali, sui quali poi mi soffermerò successivamente, cioè l'araldica, i segni di questa famiglia, che sono ancora superstiti nello Stato Carafa, poi trattati da Maurizio Morra, la professoressa Martorano, che è qui presente, che ha studiato il territorio dello Stato Carafa attraverso un atlante commissionato da Vincenzo Maria Carafa, ultimo principe di Roccella, colpito dalle leggi eversive,
e attraverso questo Atlante ha potuto studiare il sistema viario, gli insediamenti, la politica anche ecco, di fondazione di nuovi casali, di nuovi centri e di trasformazione del territorio attraverso anche strutture produttive eccetera che emergono dall'analisi di queste carte. Poi il Claude Busuttil, un architetto, un professore dell'Università di Napoli, anche lui, che ha trattato le opere architettoniche e militari artistiche di Gregorio Carafa a Malta, e poi c'è il mio saggio che riguarda invece tutte le committenze dei Carafa a Roccella, cioè tutto quello che hanno lasciato Roccella, a Roccella e Carafa, il patrimonio all'inizio lasciato dai Carafa a Roccella. Per concludere c'è una minuziosa e accurata genealogia dei Carafa curata da Davide Chamat. Naturalmente la storia di uno stato feudale corre parallelamente alla famiglia che lo amministra, ovviamente, e lo detiene. E mai come per Roccella, cioè Roccella è una delle, lo stato di Roccella è uno di quelli che ha avuto per più a lungo una stessa famiglia per lo stato, ma potremmo fare l'esempio anche dei Ruffo, Ascilla, o ci sono tanti altri stati feudali che hanno avuto, che si sono legati in maniera particolare alla famiglia che ha esercitato il potere feudale. E quindi la storia della famiglia, come emerge anche dall'analisi genealogica, va affrontata comunque parallelamente alle vicende dello Stato, perché ovviamente tante cose dipendono anche dalla singola figura del feudatario e dalle vicende che hanno attraversato anche la stessa famiglia, e quindi si sono poi intrecciate, collegate, ripercorse anche sullo stesso Stato. Quindi adesso passo la parola a Vincenzo Nai, il quale vi dirà i contenuti dei saggi storici. Buonasera, grazie agli organizzatori per l'invito. Devo dire che condivido quello che diceva con il professor Chiarini. Io sono un po' imbarazzo perché sono anch'io uno degli autori di questo volume, di una relazione con un saggio. E dunque Papa Forestiere, no? E dunque, appunto, abbiamo trovato, il professor ha giustamente detto, delle vicissitudini incredibili che ha avuto la presentazione, non solo la gestazione del libro, ma addirittura la presentazione di questo volume, quasi come se ci fosse stata una maledizione, che purtroppo quest'estate veramente è stata, si è resa evidente, tra virgolette, questo tragico incidente, che hanno perso la vita 3 persone su 4, una cosa molto, molto grave purtroppo, che quindi ha comportato l'annullamento della presentazione stessa del volume. Va bene, non mi dilungo su questo perché sono fatti, ahimè, noti e anche spiacevoli e molto tristi. Comunque stasera stiamo in qualche modo recuperando finalmente. Io è già stato accennato molto velocemente, anche per non dilungarmi, faccio riferimento alle relazioni appunto di carattere storico, sono state già indicate. Ovviamente l'inquadramento generale fondamentale, come diceva la professoressa Morone qualche minuto fa, del professore Caridi, che traccia la geografia feudale unita agli aspetti politici e socio-economici della regione della Calabria, in cui lo stesso Stato Carafa insisteva. È un saggio fondamentale perché è la base per la lettura anche di fenomeni che poi noi ritroviamo all'interno di questo Stato. Ovviamente se ne occupa un po' sulla lunga durata, soprattutto dal 500 in poi, che sono il periodo in cui è stato in vita questo Stato feudale dei Carafa, perché ricordiamo, giusto per periodizzarlo bene, che è stato in vita dal 1479, anno in cui il re Ferrante d'Aragona lo concede al primo di questi Carafa, Jacopo Carafa,
fino alla versione della feudalità, cioè fino al 1806. Quindi vedete una durata veramente lunga del tempo. E il fatto che sia una lunga durata, come si dice, è interessante anche perché su questo periodo così ampio dal punto di vista cronologico si possono cogliere alcune costanti e alcune innovazioni che consentono, diciamo, di capire alcuni fenomeni legati sempre alla feudalità meridionale, in particolare quella che era presa nel corso dell'età moderna. Dunque, a questo proposito, diciamo, l'altro saggio, che è quello che molto onestamente devo dire ho scritto io, riguarda proprio un'analisi sempre su questa durata piuttosto lunga, anzi decisamente lunga, dello stato dei Carafa dalla fondazione alla versione della feudalità. Emergono le figure di questi signori che, come giustamente si è detto poc'anzi, erano la cui politica anche all'interno dello Stato aveva dei riflessi, comportava dei riflessi notevolissimi sia in senso positivo che negativo, e non comportava riflessi soltanto all'interno dello Stato, che pure era una cosa importante, ma comportava riflessi anche all'esterno, nelle relazioni con altri feudi, ma soprattutto nelle relazioni con un potere sovrano, con un potere centrale che andava sempre più consolidandosi. Siamo nel periodo proprio in cui si affermano gli stati moderni, lo stato rinascimentale, lo stato moderno. I Carafa vivono in prima persona, certe volte sulla loro pelle, questo processo di accentramento del potere. Lo abbiamo visto, lo si può vedere poi leggendo le vicende scabrose di Giambattista Carafa, il terzo feudatario, diciamo, in ordine cronologico, dal 1526 al 1552, che viene decapitato, processato e decapitato da Carlo V, cioè a Napoli dal vicere di Toledo, ma sostanzialmente dall'imperatore, per crimini, ma si tratta di crimini, come si diceva poc'anzi parlando con il professor Carini, piuttosto comuni anche ad altre persone, ad altri feudatari. In realtà c'erano vicende politiche dietro molto più importanti. Il Carafa era uno di quei feudatari meridionali che si era opposto all'introduzione dell'Inquisizione spagnola nel Regno di Napoli, che invece gli spagnoli volevano introdurre fortemente. Ecco, questo per dare un po' l'idea di come la storia importante, quella generale, diciamo, quella, poi alla fine ha dei riflessi anche sulla storia di contesti meno ampi, diciamo, di quelli appunto della storia generale. Ecco un esempio, ma di esempi a riguardo se ne possono fare tanti. Ovviamente quella condanna a morte indebolisce questo stato feudale, che ovviamente perde dei pezzi, perché la difesa comportava anche delle spese, la difesa in tribunale, quindi il feudale fu costretto ad alienare per difendersi, e poi soltanto con molta fatica e successivamente la stessa famiglia riesce a riprendersi, a ricondurre a sé alcuni di questi pezzi che erano feudi. Faccio l'esempio di Mammola, di Siderno, giusto per fare esempi concreti, che tornano poi nell'orbita dei Carafa. Alcuni non torneranno mai più, come Gioiosa, per esempio, come altri centri. Questo per far capire che appunto le vicende sempre generali si riflettono su quelle locali. E d'altronde era nell'interesse degli spagnoli cercare di ridimensionare lo strapotere feudale dei feudatari meridionali. E in quest'ottica, che poi avrebbe portato a un compromesso tra monarchia e feudalità, e in quest'ottica si leggono molto bene le vicende di questo stato feudale. Anzi, questo stato feudale in un certo senso è esemplare, così come Cavasso ci ha fatto vedere come esemplare le vicende di San Severino di Brisignano, per esempio, no? Ma anche il professore Carini quelle dei Carafa di Santa Severina, per un'epoca leggermente precedente, ma sempre per il Cinquecento, per i primi decenni del Cinquecento, Andrea Carafa in particolare, che era parente, era la stessa famiglia dei Carafa. Dunque, come vedete, insomma, ci sono moltissimi spunti sui quali io non mi posso veramente dilungare, ma anche la figura del Seicento di Carlo Maria Carafa, pronipote di questi feudatari a cui stavo facendo riferimento, è molto interessante, perché siamo prima dell'illuminismo, ma è un signore che avverte fortemente la necessità di compiere, di attuare all'interno dei propri feudi delle riforme
che vengono attuate durante la seconda metà del 600, quindi con un anticipo notevole, ma ispirate a principi che sarebbero poi stati quelli fondamentalmente che l'illuminismo avrebbe conseguito successivamente, come per esempio una perequazione fiscale, no, dei paesi, dei carichi, dei sudditi all'interno dello Stato, la lotta agli amministratori che spesso prevaricavano, insomma una serie di leggi che poi furono codificate in una vera e propria normativa che fu addirittura pubblicata a stampa dal feudatario e che valevole per tutti i centri dello Stato frato. Questa era veramente un'iniziativa che per l'epoca, siamo nel 600, può essere considerata davvero all'avanguardia. Oggi naturalmente sarebbe superata, però ecco, calandosi in quel tempo lì sicuramente risulta un'iniziativa importante. Poi altri aspetti, voi sapete, ecco, Domenico Romeo tratta del rapporto tra feudatari, tra carattere e università, come funzionavano le università, innanzitutto cos'erano le università. Il professor Calini spesso nei suoi interventi, anche qui a Reggio lo ha fin troppo esplicato, erano praticamente gli antenati delle attuali amministrazioni municipali, degli attuali comuni, erano le università tes civium, da non confondere appunto, come giustamente io ogni tanto sottolineo, con le universitates studiorum, che sono tutt'altra cosa, erano e sono tutt'altra cosa, erano praticamente degli organi che gestivano accanto a quello feudale il potere municipale, il potere della collettività, perché nei centri feudali questi due poteri non c'era soltanto il feudatario, ma c'era anche un potere cittadino che veniva amministrato da alcuni personaggi, quali il sindaco, quali gli eletti e altri componenti. Ecco, il rapporto tra questi due poteri, spesso conflittuale, spesso no, tendenzialmente conflittuale, però perché si tratta sempre di due poteri, è stato ben, come dire, illustrato da Domenico Romeo, che ne studia la struttura, le funzioni, in particolare dei pubblici parlamenti, cioè delle assemblee popolari, in cui praticamente si prendevano le decisioni riguardanti quello che il comune, l'università come si chiamava, doveva fare, ecco, ed è anche questo un aspetto decisamente rilevante. Pericolato dedica un saggio specifico a Carlo Maria Calata, quindi non mi dilungo perché ne ho già parlato, questo feudatario riformatore del 600, che era anche un feudatario siciliano, di fatto, perché aveva ereditato dalla madre molti feudi importanti in Sicilia, come il Principato di Butera e via dicendo. È anche un urbanista, aveva creato dal nulla delle città, come Gran Michele, una struttura molto simile a una città, mi pare, del centro nord Italia, a Palma. Sì, Palma no. Insomma, Savaglio si occupa di questo fenomeno molto grave che sulla lunga durata anch'esso ha travagliato molto le coste meridionali, e in particolare della Calabria, quello delle incursioni turchesche, saracene, ottomane, diciamo così, contro le coste, anche lì Carafa hanno dato un contributo, soprattutto agli inizi del Settecento, quando Vincenzo Carafa di Bruzzano divenuto principe di Roccella, praticamente viene incaricato dal sovrano di forse per le sue tendenze fino a Sbuggi, che siamo nell'opera 1707, quindi periodo, ecco, di curare con molta attenzione una difesa ulteriore, oltre quella delle torri costiere ben note, che servivano appunto a difendere le coste. E qui vediamo proprio la cura con alcune compagnie di armati che venivano reclutate appunto per una sorveglianza continua delle coste, soprattutto nei periodi estivi, o meglio primavera e estate, da maggio sostanzialmente a ottobre, quando il mare era caldo, quando appunto questi inimici, come venivano chiamati, compivano le loro incursioni. Ovviamente in inverno era proibitiva la cosa, quindi c'era una situazione più tranquilla, perché le acque del mare ovviamente non consentivano, soprattutto per le imbarcazioni dell'epoca, una navigazione sicura, e dunque non si azzardavano a mettersi in mare gli ottomani, almeno non a raggiungere le nostre coste. E Enzo D'Agostino ovviamente dà un bellissimo contributo studiando le relazioni tra i Carafa e la Chiesa Geracese, perché dobbiamo dirlo, la diocesi di Gerace, cioè lo stato feudale dei Carafa,
a parte qualche pezzo tipo San Matteo, rientrava sostanzialmente nella diocesi di Gerace. E lì viene fuori questo rapporto particolare tra i Carafa e i vescovi geracesi, un rapporto non sempre armonico, anzi spesso più conflittuale che armonico, caratterizzato da una costante fondamentale. I Carafa, sebbene fossero una famiglia potentissima, non hanno mai avuto un vescovo a Gerace, perché Troilo Carafa, vescovo di Gerace all'inizio del Cinquecento, apparteneva al ramo della Stadera e non aveva nulla a che vedere, se non in modo lontanissimo, con i Carafa della Spina, quali erano questi di Roccella. Dunque, perché questo? Probabilmente perché le autorità ecclesiastiche temevano lo strapotere di questi personaggi e fin da epoche piuttosto remote non hanno mai consentito che personaggi del genere appartenenti a questa famiglia potessero aspirare, diciamo, alla cattedra geracese. E questo sicuramente denota anche una certa attenzione delle autorità verso queste ecclesiastiche, verso certe dinamiche che anche in periferia si determinavano e si svolgevano. Diciamo, non mi dilungo sul saggio, sul brevissimo contributo che a me sembra quasi un divertissement di Franz von Lobstein sulle famiglie roccellesi e l'ordine di Malta, perché è una relazione trascritta, diciamo, dall'intervento orale, diciamo, dell'ampliore, comunque molto simpatica e dà l'idea un po' di questi rapporti appunto fra le famiglie locali e i feudatari, rapporti non sempre idilliaci, se pensiamo che per esempio a Castelvetere qualche secolo prima la condanna di Gian Scalafra era comunque partita da una denuncia delle famiglie locali. Mi pare di aver esaurito in modo, mi auguro, rapido, a parte, ecco, qualche parola sulla genealogia dei Carafa di Davide Sciamano, questo noto genealogista italiano che ha dato un importante contributo, con una genealogia estremamente esaustiva che serve a chi? Serve agli studiosi, in particolare agli studiosi di storia in senso piuttosto lato, per capire molti fenomeni legati alla storia della famiglia Carafa che non si capirebbero se non si conoscesse la genealogia. Io non vorrei qui dire che la genealogia è una scienza sussidiaria della storia, perché i genealogisti, così come gli araldisti, si arrabbiano quando si dice questo, ma in realtà sono comunque discipline complementari, comunque di sussidio alla storia, bisogna dirlo, e dunque fondamentali per comprendere anche la storia di una famiglia, sono appunto fondamentali. Per cui ben vengano contributi del genere, che possono sembrare aridi a leggerli così, ma sono più di consultazione che non di lettura approfondita, cioè sono contributi che devono essere consultati in un settore specifico al momento opportuno, quando è necessario, negli studi, diciamo, ma non sono meno diciamo piacevoli se uno li legge tutto in un fiato. Infatti, non è una diminuzione, ma questo studio è stato collocato in appendice alla fine del volume, in modo separato, proprio perché deve, secondo chi l'ha curato, deve servire da supporto al resto delle relazioni e alla ricerca in generale. Bellissime, lo dico perché ero particolarmente affezionato anch'io, come il professor Garidi, a Giovanni Brancaccio, un carissimo amico venuto a mancare qualche giorno fa, cosa che mi ha profondamente rattristato. Ecco, bellissime le conclusioni che allora fece Brancaccio oralmente, che qui sono pubblicate nel volume, sugli esiti e sugli sviluppi di questo convegno. Ed è con un ricordo affettuoso di Giovanni Brancaccio, che io ricordo a Reggio a presentare il suo volume sulla Calabria e Tommaso Campanella con il professore Garidi l'anno scorso, se non ricordo male. Prima del lockdown, con un caro ricordo di Giovanni Brancaccio, affettuoso ricordo di Giovanni Brancaccio, vorrei concludere questo mio intervento sperando di non avervi annoiato. Sì, riprendo la parola perché vi voglio mostrare almeno
i lavori, diciamo quelli più documentati dal punto di vista iconografico, diciamo così, perché noi, chi si occupa di arte, di architettura, di archeologia non può fare a meno di un apparato iconografico adeguato, perché appunto si tratta di patrimonio materiale, e quindi la fotografia, il disegno sono naturalmente essenziali per capirne i contenuti. Queste sono le illustrazioni del saggio del professor Brincat, che ha trattato una cosa molto particolare, cioè la presenza della lingua italiana, no, dell'italiano nell'ambito dell'ordine di Malta, e in particolare lui ha notato che gran magistero di Gregorio Carafa, che vi ripeto era figlio del principe di Roccella, è entrato nell'ordine di Malta praticamente appena nato, diventato priore della Roccella, perché a Roccella Fabrizio Carafa aveva fondato un priorato dell'ordine di Malta, e poi insomma la sua scalata fu veramente eccezionale, perché prima generale delle galere durante la battaglia dei Dardanelli, poi fu eletto nel 1680 gran maestro, fino alla sua morte avvenuta nel 1690. E questo è un periodo molto particolare per i rapporti proprio tra lo Stato di Roccella e il Mediterraneo, se vogliamo, perché i rapporti furono strettissimi. Ci sono ancora negli archivi maltesi tanti documenti che stanno studiando, comunque attendono altri di essere studiati, che attestano proprio un fittissimo scambio tra il Gran Maestro e un entourage che comunque proveniva anche dalle nostre zone, e chi era rimasto in patria. E una serie di committenze, non dimentichiamo che Gregorio Carafa è colui che ha chiamato a Malta Mattia Preti, e quindi tutte le committenze di Gregorio Carafa riguardano opere d'arte legate a doppio filo con la Calabria, insomma con la sua terra d'origine. Quindi l'incremento della lingua italiana nella lingua d'Italia, la lingua d'Italia non c'entra con la lingua parlata, la lingua d'Italia è un, come la possiamo definire, Lino, tu sei uno specialista di queste cose, la lingua d'Italia è una circoscrizione che riguarda i cavalieri italiani praticamente, un esatto. Settore dell'ordine che ha cinque lingue, la lingua francese, la lingua tedesca, la lingua austriaca, la lingua italiana. Tocca soltanto il gruppo italiano. E quindi diciamo che con l'elezione di Gregorio Carafa la lingua italiana veramente diventa importantissima nell'ambito dell'ordine, e vi faccio vedere il monumento sepolcrale. Questo è Gregorio Carafa, quindi un capo di Stato, praticamente un gran maestro e un regnante, un capo di Stato. È nato a Castelvetere, nel castello di Castelvetere, e questa invece è la sua tomba nella Cappella d'Italia, nella Concattedrale di San Giovanni alla Valletta, con questo bellissimo bassorilievo fatto di marmi colorati, veramente bellissimo, che vedete questo marmo azzurro che fa da sfondo alla battaglia dei Dardanelli, praticamente, dove il Gregorio Carafa si distinse in maniera particolare. E poi una serie di committenze appunto del Gran Maestro che ancora oggi si possono ammirare a Malta. Molto particolare è questo contributo del professore Falcone, che ha analizzato, come vi dicevo prima, tutti il linguaggio, la lingua, i termini che si ritrovano nei documenti dell'archivio Carafa, e è confrontato con il nostro dialetto,
e quindi ha analizzato l'origine di molti dei termini utilizzati con una serie di conclusioni che insomma soprattutto per i linguisti sono veramente molto molto interessanti. E andiamo proprio ai contributi che riguardano i manufatti, e questo di Maurizio Gorra è veramente un contributo molto ricco e particolareggiato, perché ha analizzato l'arma di carafa, che è molto interessante perché testimonia come la discendenza di questo casato dai Caracciolo, perché i Carafa sono una costola dei Caracciolo di Napoli, no? Perché uno di loro venne detto il Carafa perché aveva la gabella del vino a Napoli, e quindi si forma questa nuova famiglia che però mutua dalla famiglia originale il proprio stemma. Praticamente il bandato dei Caracciolo d'argento e di rosso diventa il d'argento a tre fasce di rosso dei Carafa, che poi ancora meglio si definisce nell'arma dei Carafa della spina, perché è attraversato da una spina in banda, si dice, cioè trasversalmente. Adesso se abbiamo le fotografie vi faccio vedere. Allora, la disamina dell'arma dei Carafa è molto interessante perché è legata a doppio filo con molte opere d'arte, perché molte opere d'arte, come voi sapete, quando sono commissionate da famiglie nobili regano lo stemma del committente, e molto spesso in assenza di documenti e insomma di prove più diciamo più forti, diciamo, più definite sulla committenza di un'opera, l'araldica ci supporta in maniera veramente molto utile. E questa, ecco, in un bellissimo manoscritto che si ritrova nella biblioteca casanatese, si trova l'antico stemma dei Carafa, d'argento, cioè di bianco, alle fasce di rosso. Però poi il ramo della spina si caratterizza con questa spina trasversale che è legata ad una leggenda, perché si narra che un cavaliere dei Carafa si trovasse in un duello a dover affrontare un principe d'Ungheria. I principi d'Ungheria hanno uno stemma molto simile a questo dei Carafa, sempre infasciato d'argento e di rosso, e siccome i guerrieri erano coperti completamente, avevano la celata, no? L'elmo, e quindi ed avevano lo scudo per distinguersi con lo stemma, e quindi prese una spina da un rovo e la conficcò nello scudo, distinguendosi, ecco, dal suo avversario. Quindi è una leggenda molto affascinante, ma che però si ritrova su tutti gli esemplari dello stemma, appunto, dei Carafa della spina. Qua vedete, per confronto, si alternano i manufatti che noi abbiamo ancora nelle chiese di Castelvetere, di Roccella, nel palazzo e in tanti altri manufatti, diciamo, della nostra zona, confrontato con altri stemmi dei Carafa. Questo è lo stemma del Gran Maestro Gregorio, che è inquartato con lo stemma dell'Ordine di Malta, che è la croce d'argento in campo rosso, no? E in questo meraviglioso pavimento di San Giovanni alla Valletta ci sono altri componenti della famiglia dei Carafa, e cioè Gregorio Carafa riportò a Malta l'esame di i resti mortali di due congiunti dello zio
e di un fratello che erano stati anche loro priori di Roccella e che erano seppelliti nella chiesa del priorato a Roccella, li porta a Malta e oggi li possiamo vedere in questo meraviglioso pavimento. A Roccella sono rimasti però le lapidi e gli stemmi di quelle tombe, ma non c'è più la tomba. Ecco. E queste sono una serie, poi ecco, di chi vorrà potrà approfondire questi particolari e questi piccoli capolavori. Guardate alla base del braccio di Sant'Ilarione, nella chiesa matrice di Castelvetro di Caulonia, che era di giusto patronato dei Carafa, e c'è questo meraviglioso, veramente esemplare di stemma Carafa Branciforte, perché la moglie di Fabrizio Carafa II era Agata Branciforte, una principessa siciliana, e così via, come quest'altro alla base di un reliquiario che è lo stemma Carafa Davalos, perché è lo stemma di Carlo Maria Carafa con la moglie Isabella Davalos, la reliquiaria del capello della Madonna. E anche le carte topografiche sono timbrate da questi bellissimi esemplari. Ecco, non la faccio lunga, vado avanti. Qui c'è tutto uno studio di uno stemma molto, molto controverso. E questa, ecco, una cosa curiosa, ve lo faccio vedere, questo bellissimo pezzo di scultura siciliana è la tomba di Fabrizio Carafa, primo principe di Roccella, che è un inquartato, uno stemma inquartato dalla collana del Tosondoro, il collare del Tosondoro, vedete il pecorello, e quindi inequivocabilmente si tratta della tomba di Fabrizio Carafa, che oggi si trova bellamente sistemata su una tomba di un cittadino di Caulonia al cimitero, perché è stata diventa dal tradimento della chiesa matrice, e questo che faceva il sacrestano se l'è portata nella sua tomba. Quindi c'è lo stemma che sotto c'è il nome dell'attuale famiglia, giustamente, ognuno. E quindi lo stemma è passato Carafa Spinelli, Aragona, Ventimiglia, si trova oggi. Forse era il pecorale, mi piacevano le pecorelle, il Tosondoro. Va bene, allora, questo il saggio della professoressa Martorano è un saggio veramente straordinario, perché dà una fotografia proprio concreta dello stato feudale dei Carafa in tutte le sue componenti, cioè a cominciare dall'orografia, dai corsi d'acqua, dalla geografia, insomma, per proseguire con tutto ciò che i Carafa hanno realizzato in quei territori, quindi gli insediamenti, la politica urbana, anche l'urbanistica dei centri maggiori come dei Casali e dei centri fondati ex novo come Fabrizia. Sapete, Fabrizia sulle Serre è stata fondata da Fabrizio Carafa, primo principe di Roccella, in un luogo detto Librunari, ecco, questo diede il proprio nome. Poi Carafa, o Carafa del Bianco oggi, no? È stata fondata sempre da Fabrizio Carafa, a cui ha dato il cognome del casato, Sant'Ilario dello Ionio, e anche un casale di Condoianni, fondato, Condoianni era un altro dei feudi dei Carafa, erano conti di Condoianni, ha fondato Fabrizio Carafa sempre Sant'Ilario. E perché si chiama Sant'Ilario? Perché naturalmente il santo protettore di Castelvetere, a cui i Carafa erano molto legati e per il quale fecero, avete visto quel bellissimo reliquiario, fecero aumentare, insomma, la devozione, eccetera, eccetera, fu quindi il nuovo centro, il nuovo casale fu dedicato a Sant'Ilario. E la chiesa, attualmente il patrono di Sant'Ilario è il Sant'Ilarione, lo stesso di Caulonia. E poi il sistema viario, che giustamente la professoressa Martorano notava come non sia cambiato molto da allora ad oggi, cioè è l'ossatura del sistema stradale,
che c'è ancora oggi nel Nalopride, è lo stesso che si riscontra in queste bellissime carte che adesso vedremo. Anche nella periferia di Reggio, anche nel Valle di San Matteo, più o meno è quella, sì. La nazionale di carta. Sì, quelle che ci sono nelle carte dei Carafa. Ecco, queste sono delle tabelle molto interessanti perché sono fatte per il feudo e dove ci sono le varie tipologie di beni, no? Abitati, mulini, conventi, fondaci, trappeti, cappelle, tutta la varia tipologia di quello che c'era, e molte delle quali ancora, di molte di queste cose ancora ci sono, alcune in condizioni pietose, altre insomma più o meno ancora ben conservate, quindi per ogni feudo ci sono, queste sono tutte le notizie tratte dalle carte, cioè siccome le carte hanno una bellissima, sì sì, San Battello, eccolo qua, questo è San Battello, c'è l'abitato con, penso che questi Francesca siano Sant'Angelo di Minniti, San Giovanni Montarò, siano tutti località di San Battello, c'è il mulino di Calanna, il mulino Fresca, il mulino Cenzi e un altro mulino, non ho identificato, poi c'era la badia di San Nicola, c'era il fondaco. La fonte dell'Avena, andavamo a prendere l'acqua con mio padre e con altri amici a questa volta. San Giovanni, quindi di San Patrino, dire, no, proprio, rimane il toponimo e rimane pure la Manconente dell'Avena, poi Fondaco, Fondachello, Fondaco di San Nicola, il trappeto, la banchiera. Ancora gli anziani chiamano una zona, anziché dire Gallico Superiore, dicono Funduco Nuovo, proprio perché ci sono i toponimi, c'erano nelle carte, e poi ci sono le banchiere e i mancanelli. Le banchiere e i mancanelli sono due insediamenti produttivi per la seta, le quartiere erano per i tessuti, la lana, c'era a qualcuno, sì, e poi le cappelle con Calanna, alcune sono diventate San Costantino, San Giovanni, ah sì, Santa Caterina che è la parrocchia allora, Santa Maria delle Grazie, Santa Maria del Carmine, la cappella di Sant'Antonio, eccola la fonte dell'Avena e la fonte di Calomena. Poi c'era una casetta di guardia, e le casette di guardia in genere erano abbinate alle torri, no? Dove stavano praticamente i soldati. Baracche di fiera, le vigna, casino, casa, queste ce ne sono. E poi le torri, torre di Ruta, Montarossa, torre di Gallico. Torre di Gallico abbiamo ripristinato il toponimo con l'indicazione della via. Interessante. E poi il canale del Molino. E adesso, ecco, questa è l'immagine dell'ultima fase, diciamo, dello Stato Carafa. Alla nucleo storico, Castelvetere e Roccella, ma dovete considerare che in Castelvetere, è un enorme territorio, c'erano Fabrizia, Nardò di Pace, Mongiana, attuali comuni, no? E Fabrizia era un feudo a sé, diciamo. E poi c'è la Roccella, che ovviamente il cui territorio è schiacciato sul mare, basta, perché Roccella fondamentalmente quello è un centro di mare, e Grotteria, che era stata smembrata per quella crisi di cui parlava Vincenzo da metà del Cinquecento, e quindi aveva perso Siderno, aveva perso Mammola, aveva perso Gioiosa, che rimane dei Caracciolo, quindi rimane un enclave, diciamo. E poi Condoiani col casale di Cilinà, che è qui, e Sant'Ilario. E poi la Baronia del Bianco, che aveva come casali Casignana, Caraffa, e poi lo Stato di Bruzzano, Bruzzano e Brancaleone, erano marchesi di Brancaleone e duchi di Bruzzano. Ma come vi dicevo prima, e poi San Patello dall'altra parte, come vi dicevo prima, Bruzzano e Brancaleone sono stati, diciamo, arrivano per matrimonio con Ippolita Staiti, uno dei Caraffa ha sposato Ippolita Staiti d'Aragona. E poi quando ha sposato Ippolita Staiti, il Fabrizio, che è il tessitore di tutta questa grande scalata dei Carafa,
trasferisce il titolo di duca di Rapolla, erano duchi di Rapolla, lo trasferisce su Bruzzano per dare al figlio cadetto il titolo maggiore, diciamo, quindi diventa ducato Bruzzano proprio grazie ai Carafa. E queste sono le praticamente la trasposizione anche per rotate, perché nel libro si vedono girate, e praticamente quello che ha fatto la professoressa Mattorano, trasferendo nella cartografia odierna e raddrizzando le distorsioni, che a dire il vero sono anche poche le distorsioni, che la cartografia è scientifica perfetta, le ha trasposte riportando tutto quello che in quelle carte c'è. Adesso facciamo vedere però la carta originale, perché se no non capiamo. Se ci arrivo, queste sono, vedete, di tutti i 9 feudi, ha rifatto tutte le vecchie carte, le ha riportate, ecco il feudo di Bruzzano, Bianco, Brancaleone. Eccole qua, queste sono questa è la carta di Fabrizia, sono delle carte veramente straordinarie, perché sono i primi esperimenti di cartografia scientifica del Regno di Napoli, quindi hanno un'approssimazione abbastanza vicina alla realtà, e sono soprattutto, l'orografia è particolarmente curata, e ci sono delle indicazioni veramente importantissime, perché anche là dove finisce poi il feudo di Carafa, per esempio in quella di nella carta di Condoianni c'è un'indicazione importantissima: avanzi dell'antica Locri, cioè fino alla scoperta di queste carte, o comunque si pensava che l'antica Locri fosse stata indicata dai viaggiatori stranieri e che i calabresi non ne avessero contezza, insomma, gli abitanti, invece non è vero, perché allora, a parte che Ottaviano Pasqua già nel 500 ne parlava, però come vedete, insomma, si possono, queste carte si prestano, sono una miniera insolubile di notizie, e quindi il lavoro che ha fatto la professoressa a riportarle, ecco, in maniera precisa, con tutti gli abitati, vedete gli abitati, San Batello, ecco, è proprio dei Menniti, San Giovanni, è proprio San Batello questa, no? I fiumi, eccetera, eccetera. Insomma, una fonte preziosa, questa è Fabrizia, con una fondazione nuova, quindi tutto era un paese povero, insomma, di pastori, di agricoltori. E qua c'è invece un'altra carta, la gran carta della Calabria meridionale, comunque, dove è segnata Carafa. Questa è il casale di Carafa, piccolissimo, però vedete con questi allineamenti una situazione urbanistica abbastanza interessante. Beh, vado avanti velocemente, questa è Rocella, ma su questa ci fermeremo. La veduta di Castelvetere, una bellissima veduta di Castelvetere, vado avanti velocemente, ecco anche la famosa tavola del Pacichelli di Castelvetere, con il castello. Castelvetere era una città, era veramente la capitale dei Carafa, anche se loro poi Roccella divenne principato, ma la città per eccellenza era Castelvetere, tant'è vero che la famiglia risiedeva nel castello di Castelvetere, dove secondo una fonte antica proprio potevano risiedere, dice l'accezzatore, fino a 4 famiglie principesche. È effettivamente un castello enorme, ci sono degli inventari straordinari, e poi i vari plessi conventuali domenicani, fondato il convento dei domenicani da Livia Spinelli, vedova di Girolamo Carafa, e nel 500 di Agostiniani, e poi una serie di altre cose, e tutta la città muraria con le porte sormontate dagli stemmi dei Carafa. Claudio Sottile si è occupato delle opere maltesi, purtroppo non ci ha mai mandato le fotografie, non le posso fare vedere niente. Invece il mio saggio si occupa di Rocella, di Rocella che è, ripeto, è il centro che ha dato il nome allo Stato, perché avevano incardinato su Rocella il titolo più alto, cioè quello di principi.
E quindi in un certo senso Porcella prende il posto di Castelvetere, perché all'inizio era mica Rafa di Castelvetere, si chiamavano noi marchesi di Castelvetere. Ma poi da quando Fabrizio Carafa diventa il primo principe di Roccella, la dignità maggiore viene spostata su questo minuscolo centro. Roccella che cos'è? Era uno sperone roccioso vicino al mare sul quale è nata questa piccolissima città. Nel 300 aveva 500 abitanti, insomma era abbastanza contenuta, ma la cui importanza era dovuta soprattutto alla sua posizione. Unico centro abitato situato sul mare tra Crotone e Reggio, cioè in tutta la costa ionica, Roccella fu dall'alto Medioevo l'unico centro abitato sulla costa. Ma la sua posizione elevata e soprattutto le imponenti strutture di difesa che furono fatte già nel Medioevo, ma furono incrementate tantissimo dai Carafa, hanno consentito di rimanere sempre inespugnata. Praticamente Roccella è stata presa d'assalto dai più famosi, da Dragutto, da Cicala, dai veneziani, che alla fine del 400, durante la calata di Carlo VIII, sbarcarono l'artiglieria per cercare di stanare Antonello Sentelles, il giovane, che grazie alla discesa dei francesi aveva cercato di riprendersi i feudi paterni fatti, sequestrati insomma al padre e alla madre. Ma ecco la Roccella nel codice Garratelli, questo piccolissimo centro che già cominciava ad avere qualche cosa fuori le mura, cioè il convento dei Minimi e la chiesa di Sant'Antonio. Ma già il Carafa erano intervenuti pesantemente a rifare il circuito murario danneggiato dai bombardamenti veneziani, dalle cannonate veneziane, e avevano rifatto il palazzo feudale e gran parte delle mura, e anche rafforzato il castello che aveva una sola torre. E questa è una foto d'epoca, non ve la faccio vedere perché è storta, ma una foto d'epoca del 1920 preziosissima, perché tante di queste cose non ci sono più oggi, sono crollate, e in cui si vede questa fortissima cittadella con circuito murale, la porta, il ponte levatoio e così via. Questa è un'altra veduta di Roccella alla fine del Cinquecento con la fortezza e la città e la torre del convento dei Minimi fuori le mura. Poi piano piano, a partire dalla fine del 600, ci fu un lento trasferimento dalla rocca fino alla sulla costa, lungo il dromo, l'asse viario che attraversa tutta la costa, da Reggio praticamente fino a Caulonia, e quindi la città vecchia viene abbandonata e lasciata in rovina. E questo è uno dei tratti murali rifatti dai Carafa nel corso del Cinquecento, e la pianta del palazzo che poi fu ampliato, praticamente il palazzo antico era solo questo, e poi Vincenzo Carafa all'inizio del Settecento lo amplia, e per fare questo compra una serie di case limitrofe per creare il palazzo e dare una maggiore ampiezza alla piazza antistante l'antichissima chiesa matrice. E quindi si possono rintracciare, appunto le tracce del Carafa ci sono a Roccella non solo nel palazzo, ma le committenze del Carafa furono poi il priorato con la chiesa di San Giovanni Battista, il convento dei riformati, poi questa era la situazione prima dell'ampliamento. Tutte queste case vengono acquistate dal principe Vincenzo per ampliare poi il palazzo, che originariamente era solo questo, solo un lato. Ecco un'immagine, e questa è un'altra delle committenze di Fabrizio Carafa che fonda la chiesa della Concezione e il convento dei riformati,
Questo è l'ingresso alla chiesa di San Giovanni Battista del Priorato di Malta, vedete la croce di Malta, la dove oggi, e questo è il palazzo con la chiesa matrice. Velocemente vi faccio vedere l'ultima cosa, queste sono le scuderie del palazzo e la cisterna, le case inglobate, vedete che durante i lavori abbiamo trovato, durante gli scavi, un palazzo di quasi 60 stanze, con purtroppo lasciato in rovina, hanno depredato tutto. Io durante i lavori che abbiamo fatto per lunghi anni ho cercato di sensibilizzare la popolazione, di restituire i pezzi che avevano trafugato, e a dire il vero qualcosa l'abbiamo recuperata, come il mascherone, il grande medaglione che stava piazzato qui e che adesso, eccolo, l'abbiamo recuperato, l'abbiamo smurato dal pavimento e con gli operai del comune sono andati a smurarlo e adesso ritornerà al suo posto prima o poi. Velocemente, questa bella signora è la principessa Ippolita Cantelmo Stuart, moglie di Vincenzo Carafa, a cui probabilmente dobbiamo il progetto, l'idea di questo magnifico palazzo. Per tanti anni non dico niente, eccola qua, non c'è un dettaglio di quelle carte. E questo era il casino dei bagni, cioè questa era, qua sopra c'è il palazzo. Avevano fatto in un fondo che si chiamava Misostra, ai piedi della Lupe, avevano costruito prima dei magazzini per loro e poi sopraelevato, e avevano fatto questo bellissimo casino che oggi è scempiato comunque, per il comodo dei bagni al mare, cioè la casa al mare praticamente. È un casino particolare che però doveva essere abitato anche d'inverno, perché ha un complesso sistema di riscaldamento alla romana, cioè con un prefugno diciamo sotto e poi i tubi di terracotta nei muri, quindi dovevano svernare. Velocemente, queste sono, ecco il casino in un'immagine d'epoca sovrastato dal castello, qua visto dalla. E quindi queste sono piccole tracce che ancora restano, lo stemma di Livia Doria del Carretto, moglie dell'ultimo principe, e queste sono, c'è la genealogia e basta, non mi sento più. Grazie, il professore Grilli forse vuole, intanto qualcuno del pubblico che vuole fare qualche domanda. Ok, qualcuno che vuole fare il bellissimo arco che c'è a Staiti Abruzzano. Abruzzano, ma c'è una villa, ma la villa Abruzzano o la villa Staiti, dentro il contadino di Abruzzano c'è quel bellissimo stemma Carafa della Spina sull'arco, non so se ce l'avete presente. No, io l'arco conosco, quello di Cruzano, che era l'arco di ingresso al borgo, e che c'è nel libro, al borgo. Era un arco di ingresso al borgo, cioè fuori alla parte fuori le mura, perché Bruzzano è fatto anche quello in abbandono, Bruzzano vecchia, no? C'è quell'arco, se non mi sbaglio. C'è un arco, con lo stemma. La Carafa della Spina, che è abbastanza. Certo, perché dei buchi. Praticamente Bruzzano, ripeto, era un Bruzzano è andato un cadetto di Fabrizio Carafa, un secondo genito che si chiamava Vincenzo. Il primo era Girolamo, che diventa principe di Roccella. Il secondo genito, Vincenzo, sposa Ippolita Staiti d'Aragona e ottiene Bruzzano, e poi diventa duca di Bruzzano perché trasferiscono il titolo. Però questo ramo cadetto, quando si estingue il ramo principale alla fine del 600 con Carlo Maria, subentra anche nel Principato di Roccella, quindi escono, come dire, dalla porta e rientrano dalla finestra, e quindi il ramo cadetto diventa principe, diventano principe di Roccella. Quindi Abruzzano, uniscono Abruzzano, pensate. Grazie. Bellissimo. Dimmi. Vuoi accennare
del filmato che abbiamo fatto Rossella, sì, è la prosecuzione virtuale di quello che è stato fatto tanti anni fa. Sì, con l'Istituto Italiano dei Castelli abbiamo scelto il Castello di Rossella per celebrare le giornate nazionali dei castelli il 26 settembre. E in quell'occasione abbiamo realizzato un documentario di 21 minuti che riguarda però solo l'aspetto delle fortificazioni, cioè il castello, il palazzo fortificato e le mura, che viene in qualche modo ad essere, diciamo, a completare sotto l'aspetto più della divulgazione e della multimedialità, come si dice oggi, questo lavoro, insomma, è ovviamente fatto a scopo didattico, divulgativo. E oggi si può trovare su YouTube in un canale proprio dell'Istituto dei Castelli, per chi fosse interessato, anche su Facebook, che da ieri sera che è arrivato e sta girando su Facebook moltissimo. Sì, sì.